Salve a tutti, volevo cominciare prima di tutto ringraziando tutti coloro che scrivono in privato attraverso social media o da qualche parte per fare i complimenti e per dare un feedback positivo, ma anche negativo nel caso voleste farlo, sul sito. Ringrazio in particolare Michele che ha scritto tante belle cose, abbiamo avuto una conversazione e ha scritto tante belle cose, lo ringrazio. Tra l'altro mi ha dato anche lo spunto per fare questo video facendo una domanda sugli HEAT, HEAT, che sono un gruppo hard rock slash AOR, non so se si dice AOR o AOR, non l'ho mai capito. Sono un gruppo che mi ricorda in qualche modo una colonna sonora di Rocky, non so se può sembrare qualcosa. Conosco questo gruppo, ma l'ho conosciuto non molto tempo fa, in quanto un'altra persona mi ha detto: perché non provi ad ascoltarli? Sarà stato un 4 mesi fa. Non li conoscevo prima di allora, mai sentiti, mea culpa. Ho ascoltato, credo, il primo album, o comunque quello che mi ha consigliato lui. Devo dire che, per quanto apprezzi l'idea di musica, nel senso canzoni snelle, dritte al punto, una concezione di musica che mi piace, molto orecchiabili, però non mi appassiona, perché c'è sempre qualcosa in questo genere che mi dà un po' fastidio, cioè le iperproduzioni. C'è sempre una tastiera forte, ci sono sintetizzatori, sento tutto troppo carico, le canzoni troppo cariche, e questa alla lunga mi stanca. Ho provato ad ascoltare anche il live che è uscito recentemente, pensavo che il live avesse un impatto più snello, invece no, forse ancora più carico. Tra l'altro leggevo da qualche parte che un gruppo che aveva diviso il palco con gli HEAT, credo in un festival o qualcosa del genere, li accusava di portare live delle registrazioni, quindi di non suonare solo dal vivo ma suonare su delle basi, il che a me non stupisce per nulla perché, ripeto, all'ascolto mi è sembrato veramente qualcosa di troppo di impatto, a meno che non siano 15, ma mi sono sembrati troppi strumenti e troppi suoni. Questo è il motivo per il quale non li apprezzo fino in fondo, anche se l'idea della canzone mi piace. Mi aveva segnalato anche un altro gruppo, che però è la stessa cosa, cioè stesso stile, quindi non mi piace per lo stesso motivo, però de gustibus si dice, comunque li apprezzo. Senza quei suoni magari li ascolterei regolarmente. Poi c'è Dino che scrive: salve Given Rock, il 19 maggio c'è il grande ritorno di Faith No More con Sonic Invictus. Lo video recensirai quando lo saprai bene. Di sicuro farò la recensione. Tra l'altro il disco lo sto già ascoltando da qualche parte. Quindi sì, di sicuro farò la recensione. Non so se farò la video recensione o meno, dipende se troverò spunti per dire qualcosa di più o meno interessante dal vivo. E poi c'era Carlo su Twitter che, prendendo spunto dalla rubrica La canzone brutta del giorno, mi chiedeva se metterò qualcosa di Metallica. Probabilmente potrò mettere quasi tutto Sentenger come unica traccia, però vabbè, no, se ne è parlato già troppo e poi troppo inflazionato. Continuo con qualche news perché è un periodo un po' interessante, sta succedendo veramente di tutto: Split, band che litigano attraverso i social media o tutto il resto. I Rage non sono quelli di Killing in the Name. Conosci Rage? Sì, Killing in the Name, proprio. No, quelli sono i Rage Against the Machine. I Rage sono un gruppo mezzo power, mezzo trash, mezzo heavy tedesco. Sono completamente un'altra cosa. Si sono sciolti dopo 15 anni, non si sono sciolti, ma si sono separati Viktor Smorky con PV Wagner. A me questa cosa dispiace molto perché i due insieme secondo me funzionavano molto molto bene, anche con la Lingua Mortis Orchestra a me piacevano tanto. Peccato, vabbè, vedremo come andranno le due carriere separate. I Darkness si sono già separati dalla batterista Elena Doran Davis. Io, vedendo una batterista donna dei Darkness, ho detto: ma chissà quanto dura, conoscendo gli altri personaggi che ci sono. Infatti è durata molto meno di quello che mi aspettassi. E al suo posto è stato, non so se sia ufficiale la notizia, però ho letto da qualche parte che, e ho sentito anche qualche canzone, che il nuovo batterista dovrebbe essere il figlio di Roger Taylor, batterista dei Queen, che si chiama Rufus Taylor, se non mi sbaglio. Quindi anche un po' interessante questo mix fra vecchio e nuovo. Tra l'altro loro sono anche grossi appassionati dei Queen, anzi hanno le maggiori influenze sono appunto dei Queen. Gli Skid Row hanno licenziato, ma lui dice che si è licenziato da solo, non si saprà mai la verità. Comunque Johnny Solinger, ed è stato preso nel giro di poche ore, è stato annunciato Tony Harnell, ex TNT. Questo
a detta della band, per non alimentare voci su, su eventuale ritorno di Sebastian Bach, cosa che a me farebbe molto molto piacere, penso alla maggior parte delle persone. Comunque, per non alimentare queste voci, hanno licenziato uno, o si è licenziato da solo, e poi annunciato in qualche ora dopo il nuovo cantante. Va bene così, a me non hanno alimentato un po' di speranze. Il terremoto nei Megadeth, ci sembrava ci potesse essere una reunion con gli storici Nick Menza e Marty Friedman. In realtà si è provato ad andare su questa strada, ma la cosa non è andata, perché a detta di Nick Menza, la Dave Mustaine non voleva pagare Nick Menza per le registrazioni, e anche qui un battibecco. Sono stati presi Adler, il batterista dei Lamb of God, e Kiko Lureiro, chitarrista degli Angra, chitarrista che mi piace tanto, tantissimo. Dave Mustaine dice che è il miglior chitarrista col quale abbia mai lavorato. Non so se sia vero, perché c'è un certo Marty Friedman che forse era più utile alla causa, non so quanto più talentuoso. Comunque, saranno parole di circostanza. Comunque, Kiko Lureiro è un grande chitarrista. Vedremo come sarà il prossimo disco. Detto ciò, sicuramente mi scordo qualcosa. Usciranno dei bei dischi: il Faith No More, il già citato Faith No More, Halloween, i Darkness. C'è anche qualche altro bel disco che sta uscendo, dovrebbe essere in preparazione, non ricordo adesso cosa, però dovrebbe essere una parte centrale di anno con tante tante belle uscite. Grazie per dare il vostro feedback, se volete darlo continuate a farlo, anche se negativo. Questa cosa fa cagare, non la farei più, questo fa schifo, anzi perché stai parlando, perché stai facendo questa pubblica che fa schifo. Date tutti i feedback che volete, sono sempre ben apprezzati. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao!